Questa sera, come sapete, parleremo di urbanistica e ad affrontare questo tema abbiamo due relatori, la professoressa Elena Granata, che insegna al Politecnico e farà un discorso più generale, una riflessione su dei temi assolutamente attuali per quanto riguarda l'urbanistica. E poi l'architetto Maggioni, che è presidente della Fiera Abitazione, vi illustrerà, come io personalmente, lui di cosa si tratta, di cosa fa, quindi avremo un po' un versante più operativo. Volevo dunque aggiungere due cose. Adesso vi darò un volantino su una iniziativa interessante che si terrà a Solaro su Lorenzo Milani. E quindi Sidney, noi per favore se puoi distribuire questi volantini, e poi magari nell'intervallo, in un certo momento, sentiremo anche Giancarlo Robbiati per quanto riguarda un complesso che è qui nel nostro territorio, l'ex ospedale di Garbagnate, che meriterebbe di essere conservato, ma diciamo questa conservazione non è assicurata. Se possiamo fare qualcosa, ecco, e di questo poi ci parlerà Giancarlo. Grazie. Allora, grazie per ai nostri relatori che hanno avuto la cortesia e la disponibilità di essere qui con noi. Adesso poi la ripresa farà sì che anche coloro che questa sera non sono presenti possono, come dire, venire a essere informati del vostro intervento. Grazie. Grazie. Allora, parto io, mi alzo in piedi e la telecamera la facciamo lo stesso. Perfetto, perché almeno ci vediamo. Io la seguo. Vi tengo svegli. La seguo, tranquilla. Voi siete i temerari che siete venuti nonostante si parli di urbanistica. E dato che tutte le volte è la serata più disattesa come presenza, evidentemente noi dobbiamo cambiare parola. Perché quando uno sente urbanistica, evidentemente si fa già un'idea di una cosa molto noiosa. E allora, a disattendere questa aspettativa vostra di noia per tutta la serata, ho cambiato argomento. E parlerò della questione ecologica. Nel senso che tornerò a parlare di urbanistica, ma da un punto che mi sembra più centrale. E lo farò mettendo a vostra disposizione alcune delle riflessioni che sto facendo nell'ultimo periodo, sperando che siano di vostro interesse. Da quale mondo veniamo? Allora, come età siamo ben assestati. Noi veniamo da questo tipo di mondo. Un mondo duale che divideva le categorie in due. Da una parte l'economia, dall'altra l'ambiente, da una parte l'urbanistica, dall'altra sociale, da una parte le parole, dall'altra i fatti. Veniamo da un mondo che era disgiunto. Pensate che cos'era nella nostra cultura diffusa, ad esempio nell'impegno delle ACLI, fortissimo impegno sui temi del sociale, dell'edilizia, un pochino meno sensibilità sui temi ambientali, dobbiamo dirlo, come nel resto in molte altre associazioni di matrice ecclesiale o di sinistra. D'altro canto, il cosiddetto ambientalismo è spesso stato ignorante delle domande sociali, delle domande del grido dei poveri, ecco. Allora, la sensazione è che questo tempo, ma siamo nel cambiamento, quindi da 4-5 anni, cominci a smussare queste grandi dicotomie. E devo dire, uno degli attori che più precocemente si è accorto dell'incoerenza di queste dicotomie è stata la Chiesa. Una volta tanto la Chiesa, con alcuni suoi interpreti, è arrivata per tempo. Vi faccio qualche esempio: Alex Zanotelli, che una quindicina d'anni fa torna da Corrococcio, quindi dalla sua missione sociale nelle periferie del mondo, va a Napoli e pone la centralità della questione ambientale. Dice: a Napoli c'è il problema dello smaltimento dei rifiuti, ancora non si sapeva, non aveva scritto Saviano, non c'erano state le deposizioni dei pentiti, ma Alex lancia un messaggio che allora ci sembrava assurdo: la vera povertà sta nell'emergenza ambientale, e comincia a mettere insieme questione ambientale con questione sociale. Che cosa è cambiato infatti negli ultimi 10 anni? Tim Cook ce lo dice: è cambiato praticamente tutto. Cerco con qualche slogan di farci entrare, anche gustare, lo dico agli ottimisti, le ragioni, esatto, anch'io lo sono, le ragioni di questo cambiamento. Io penso che non ci sia
sia un tempo più bello di questo nel quale si confondono le acque e cambiamo il nostro modo di parlare. Allora, il primo punto è: usiamo tutti parole nuove. Pensate cos'è territorio, ambiente, benessere, responsabilità sociale. Ecco, forse se fossi entrata in quest'aula 10 anni fa non avremmo parlato di ambiente, non avremmo parlato di ecologia, non avremmo parlato di responsabilità sociale di impresa. Ecco, oggi abbiamo dei temi all'ordine del giorno che interessano i nostri mondi trasversalmente. Non in tutti ugualmente, ma certamente nei nostri è avvenuto un cambiamento. E quindi sfumano queste grandi categorie di cui vi dicevo. Pensate cos'è la categoria imprenditore-lavoratore, che è stata un must della sinistra. L'imprenditore è il ladro, il lavoratore è l'operaio. Ecco, oggi non ha senso. Chi sono gli imprenditori? Dove sono? Cosa fanno? Tra tecnologia e natura, tra economia e etica, tra profit e no profit, tra tempo libero e lavoro, tra gioco e lavoro. Allora guardiamo qualche immagine che ci smentisce il fatto che queste dicotomie siano ancora sensate. Questo è l'uso dei droni, intenso dei droni in agricoltura. Ecco, quindi le nuove tecnologie che sono applicate, l'intelligenza tecnologica applicata alla natura, all'agricoltura. Dov'è il confine? E poi banca etica, uno simbolo. Cos'è banca? Quindi profitto, ma etica. Fare profitto in maniera etica. Oppure il Papa che fa il selfie. Tecnologia e religione, il messaggio religioso oggi passa attraverso i social. Cambiato il mondo, lo facevo vedere questa immagine venerdì scorso ai miei studenti e loro abitano questo tempo, loro raccolgono il messaggio attraverso queste immagini. Oppure questo è Loccioni che si definisce l'Olivetti dei nostri tempi, imprenditore molto attento ai temi ambientali, molto attivo sul tema delle politiche ambientali come fabbrica, una fabbrica che lavora nelle Marche, e questo imprenditore si presenta così, lavora sulla comunicazione, è una sorta di imprenditore, di inventore del nostro tempo. Guardate in che modo lavora sulla sua immagine, impensabile, no? Qualche tempo fa. Oppure guardiamo questa immagine, questa è una, che cos'è? Un taglio dentro i Monti Sibillini, a Preci siamo, è l'unica fabbrica di prosciutti che non è caduta un anno fa col terremoto. Preci è praticamente scomparsa, è stata devastata dal terremoto, secondo terremoto quello di Norcia. Questa è una fabbrica ipogea, realizzata da un architetto lungimirante, quasi tutta appunto dentro la collina. E guardate com'è, tutti i materiali riciclati, che cos'è? Che cos'è questa architettura? Noi l'abbiamo definita una grande abbazia del lavoro del nostro tempo, perché lavora sulla luce, lavora sull'impatto ambientale, è tutta fatta di materiali riciclati, a bassissimo dispendio di energie, è completamente antisismica e quindi lavora sui temi ambientali con responsabilità. Ecco, queste sono immagini. Allora, il primo punto l'abbiamo portato a casa, nuove parole, tutti usiamo queste parole che sono entrate nel nostro immaginario, ma cambiano i significati. Che cosa vuol dire oggi condivisione, amicizia, gratuito, esperienza? Beh, naturalmente dipende dall'età. Con condivisione, per quelli della nostra età, vuol dire ancora qualcosa di caldo, una cena in comunità, in famiglia. Per i giovani condivisione vuol dire i social, amicizia vuol dire Facebook, gratuità vuol dire sharing economy. Esperienza vuol dire experience, qualcosa che io faccio coi sensi. Allora voi capite che stiamo entrando in linguaggi che stanno cambiando, le stesse parole del passato ma con significati nuovi. Terzo punto, e qui viene il problema, tutti usiamo le stesse parole. Qualità, luxury, design, efficienza, naturale, biologico, e qui lancio un grido d'allarme. Perché naturalmente se usiamo tutte le stesse parole, voi capite che i temi ambientali, i temi oggi di responsabilità ambientale e sociale, sono in mano ai grandi marchi. Questo è lo sponsor di Expo. Chiaramente tutti ci siamo accorti che Coca-Cola e McDonald's non erano il massimo, come dire, della rappresentatività sui temi del cibo, ma naturalmente Uwe Mayer, e quindi chiaramente sono stati loro a monopolizzare. Oppure, d'inverso, pensate che cos'è l'operazione che ha fatto Airbnb, quindi uno dei più grandi attori della scena planetaria oggi per quanto riguarda la valorizzazione del mercato immobiliare, si può dire,
che fa un'operazione straordinaria dal punto di vista della comunicazione, ma anche del concetto, del sentimento. Apri il tuo cuore e la tua casa ai rifugiati. Questo l'ha fatto con un accordo, pseudo accordo, con comunità di Sant'Egidio circa 6 mesi fa, ma l'ha fatto soprattutto negli Stati Uniti quando è stato eletto Trump candidandosi a ospitare i rifugiati nelle case della propria rete. Allora voi capite che questo è un problema. Cosa? Il social washing. Allora, in parte è social washing, cioè vuol dire ci ripuliamo la coscienza perché facciamo profitto ma abbiamo bisogno anche di fare cose sociali. Oppure semplicemente che questi ragazzi, perché i fondatori di Airbnb hanno meno di 40 anni, hanno interiorizzato un modello sociale più spinto e quindi tranquillamente mettono insieme un'anima sociale con un'anima business, senza sentire dicotomia. Certo è che per noi è un grande problema, perché i pionieri del cambiamento, quelli che una volta si attestavano coraggiosamente in maniera pionieristica su questi temi, oggi come marcano la differenza con gli altri attori che calcano la scena? E questo è il problema più grosso. Questo problema ce lo spiega dal punto di vista concettuale Luc Boltanski, quindi qua permettetemi l'unica citazione dotta della serata, ma è geniale. Quest'autore ci spiega perché accade così e dice: il capitalismo si nutre sempre delle parole e delle idee dei suoi nemici. Allora, il capitalismo, che nel 2008 sembrava finito, quel modello barbaro fatto di consumi, fatto di abuso, fatto di sopraffazione, che era la New York della City, immaginiamocela, che è stata ben rappresentata nei film, sembrava morto ma in realtà è risorto mettendosi in bocca le parole dei suoi antagonisti. Cosa vuol dire? Che per risorgere il capitalismo negli ultimi anni ha fatto proprie le parole dell'ambientalismo, del sociale, del civile, delle buone notizie del Corriere della Sera. Queste operazioni vanno tutte nella direzione di alimentare un capitalismo che risorge con gli argomenti che abbiamo dato noi, con gli argomenti che gli hanno dato i pionieri di temi che fino a qualche giorno erano di una nicchia di intellettuali o di benefattori che stavano nell'angolo e sembravano anche dei protestatari. Meglio saperlo. Meglio saperlo, secondo me c'è una grandissima ingenuità in questo tempo in cui sembra che improvvisamente sono tutti buoni. No, non sono tutti buoni, è un ecumene molto preoccupante nel quale chi fa veramente le cose o le ha sempre fatte fa più fatica di chi non le ha mai fatte ma oggi le racconta a stare sulla scena. Mi sono fatta capire? Ok. E quindi qui cerchiamo di capire perché proprio in questa stagione vale la pena invece di acquisire un pensiero ecologico. E mi sta più a cuore della questione urbanistica questo. Che cosa vuol dire assumere su di noi un pensiero ecologico? Ecco, io la definizione che mi sono inventata è questa. Il pensiero ecologico è il pensiero contemporaneo. È il pensiero delle connessioni. Non è un pensiero sull'ambiente, ma è un pensiero sulle relazioni tra. Quindi è più importante assumere un costume della testa, della riflessione, che prova a capire i nessi fra le cose, piuttosto che interessarsi di ambiente, che oggi l'ambiente da solo è un tema inesistente, proprio per le ragioni che abbiamo appena detto: l'ambiente legato al sociale, alle trasformazioni culturali, alla scuola, all'educazione, ogni tema preso da solo, compreso il tema urbanistico, non ha senso. È più importante abituare le nostre teste alle connessioni. È che è un esercizio che non facciamo da nessuna parte. E quindi io lo faccio a lezione, lo faccio a convegni, lo faccio là dove posso, perché ritengo che l'unico modo di essere cittadini consapevoli contemporanei sia cimentarsi nell'arte di mettere insieme i pezzi. La nebbia in cui siamo, dei media, fa sì che noi raramente riusciamo a mettere insieme i pezzi. E quindi nella nostra ignoranza, nel non capire, gioca naturalmente chi ci vuole governare. Scusi, oggi a Milano si è tenuto il G7 della salute. Sì, rientra in questo aspetto, no? Sì, i 7 ministri che hanno fatto un gran calcan. Al di là di quello che è successo a Milano, sì, oggi è praticamente impossibile muoversi. Sì. Però io ho letto alcune considerazioni che oggi sono
sono emerse durante questo G7 della salute, che hanno affrontato i problemi mondiali da qui al 2050, ma comunque si interseca con quello che lei sta dicendo. Allora, tutto si interseca con tutto. Tutto si interseca con tutto. Pensate alle questioni della salute. Si può parlare di salute senza parlare di ambiente, di cambiamenti climatici, di povertà. Oggi cominciamo ad assumere un pensiero ecologico. Questo è quindi l'osservazione del Signore perfettamente pertinente, nella misura in cui adottare un approccio ecologico significa non occuparsi di ecologia, roba degli anni 70, ma di proprio l'ecologia di Bateson, cioè è una forma del pensiero che non scinde i problemi dalle loro connessioni con il contesto e con gli altri argomenti. E questo ce lo spiega benissimo la Laudato Si di Francesco, che fa questa operazione concettuale, la fa, la pratica, nella scrittura e nel pensiero, quando dice: oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente. Allora, lo dico con una certa solennità, questo pensiero è assolutamente dirompente. Oggi cominciamo a sentirlo possibile, ma se io fossi venuta 5 anni fa a dire questa cosa qui, non ci saremmo capiti, perché naturalmente la nostra testa era ancora dicotomica. Oggi cominciamo a capire che le ragioni delle grandi migrazioni oggi attengono non solo alle guerre, ai conflitti, ma alle grandi crisi ambientali, alla questione delle materie prime, e quindi che un grande tema sociale come quello delle migrazioni, ad esempio, è correlato ai cambiamenti climatici. Ecco, oggi cominciamo a sviluppare questa competenza. Le guerre in Africa? No, dico, si fanno le guerre per l'acqua. Si fa le guerre per l'acqua, i monopoli, il land grabbing, quindi l'accaparramento delle terre, il consumo del suolo, l'accaparramento delle terre in Africa, la sottrazione di diritti a popolazioni che non ne avevano. Ecco, voi pensate come oggi ogni tema si presterebbe a tirare dei fili planetari che vanno magari dalla ruola davanti a casa fino alle grandi questioni del nostro tempo. Ecco, io penso che noi dobbiamo diventare degli appassionati nel tirare questi fili, nel vedere le coerenze, nel non guardare il dito ma guardare la luna. E allora vi faccio qualche piccolo esperimento. Adesso quanto tempo è che parlo? Perché vorrei essere molto sintetica per fare anche le domande. No. 20 minuti, ne ancora 10 minuti, un quarto d'ora. 10 minuti, un quarto d'ora. Va bene, facciamo un piccolo esercizio che mi piace sempre fare. Vediamo se riconoscete. Sì, dai, vabbè, qui per forza giochiamo in casa, qui dovremmo portarcele a casa tutti. Pasolini. Pasolini. Sì. Ambientalista. Zanotelli. Regista Emanuele. Carlin Petrini. Salvatore Settis. Paolini, vabbè, troppo bravi, va ben chiaro. Alexander Langer. Mercalli, vabbè, diciamo che voi potreste essere proprio in difficoltà sulle due donne. Mica Fellini quello là. No, no, Cederna e Sereni, lassù in alto, Emilio Sereni, che è il primo autore che ha studiato l'economia, economista agrario, che ha studiato la storia del paesaggio italiano. Allora, perché io ho fatto questo ritratto di famiglia? Intanto perché adesso voi siete un pubblico straordinario, li avete riconosciuti quasi tutti, però se io li faccio vedere ai miei studenti, forse arrivano a Mercalli perché l'ha visto in televisione da Fazio, una più anziana ha riconosciuto Settis, gli altri non li conoscono. Le due donne sono Laura Ponti, dottoressa, e Tina Merlin. Ok? Tina Merlin era, quando veniva Jules Bayon, è la prima donna giornalista che ha chiamato in redazione per dire sta venendo giù il mondo, ma non le ha creduto, oltre a essere la firmataria della legge sulla chiusura delle case chiuse. E poi Laura Conti, dottoressa, che si è occupata della questione Seveso, quindi è una nostra conterranea. Allora, perché le faccio vedere? Perché questo mi dice molto del nostro ambiente, del nostro approccio ambientalista. Noi non abbiamo avuto in Italia una grande tradizione ambientalista, come può esserci stata nei partiti ad esempio in Germania, anche negli Stati Uniti. Sempre stata una cosa di nicchia, con le sue fatiche, il nucleare, la TAP.
però abbiamo una tradizione molto bella che andrebbe raccontata, andrebbe valorizzata, perché come si fa a essere ambientalisti, quindi cultori dell'ambiente, del creato, senza ricordare i nostri grandi interpreti? Ecco, a me questi autori piacciono perché sono un archeologo, un attore, un prete, una giornalista, uno scrittore, un meteorologo, un giornalista, Langer, pedagogista, era tutto, Carlin Petrini, va bene, Slow Food, Nebbia, quindi tutta la questione degli studi sugli animali, etologo, Pasolini, scrittore. Ecco, questi uomini ci dicono che l'ambiente è un tema trasversale e che l'anima che, come dire, si occupa delle questioni ecologiche è un'anima che sta alla base di tutte le nostre formazioni, dovrebbe essere costitutiva del nostro essere cittadini e professionisti. E quindi mi piace molto l'idea di un medico che si era posta anzitempo le questioni ambientali legate alla salubrità del territorio. La nube di Seveso aveva messo in scacco la questione, la gravidanza, i rischi per i feti, i rischi di contaminazione, ecco, e lei da quel momento si dedica alle questioni ambientali. Ecco, questa secondo me è una storia che andrebbe raccontata. Questa del consumo di suolo, quasi quasi, ve la risparmio. Ah, è importante. No, ve la faccio. Non è importante. Allora, va bene, ve lo posso fare. Ci sono parecchi programmi dei nostri amministratori che consumo di suolo zero, invece poi... Esatto, allora... Partiamo da qua. Allora, perché? Aspettate. Ah, ok. Allora, Ivo Diamanti qualche anno fa aveva fatto un'indagine sugli italiani, una classica indagine demoscopica, in cui aveva chiesto agli italiani per quali motivi si sentissero italiani. Guardate come ha risposto: al primo punto, al primo posto per il patrimonio artistico e culturale, al secondo per la bellezza del nostro territorio, al terzo per la cucina e i prodotti alimentari. Allora, a me piace tantissimo questa indagine perché è quello che noi pensiamo di noi stessi. Anche i giovani, posso darvi conferma, che pensano che noi siamo italiani perché abbiamo il bel paesaggio, il bel territorio, il patrimonio artistico e la cucina e i prodotti alimentari. Bene, allora per quale motivo abbiamo consumato tanto suolo? Perché negli anni, e qui la domanda nella domanda, perché negli anni della crisi economica, in assenza di incremento demografico, abbiamo costruito case e capannoni in ogni dove? Chi ha consumato di più? E questa è una bella domanda perché naturalmente i dati ve li risparmio perché sono noti, 70 ettari di terreno al giorno pari a 8 metri quadrati al secondo, insomma abbiamo un ritmo incalzante di consumo di suolo. Consumo di suolo, vi ricordo che vuol dire e nuova costruzione e abbandono di suoli agricoli e quindi di attività legate all'agricoltura. Vi ricordo semplicemente che nell'ultimo anno, a causa della siccità e dei cambiamenti climatici, ci sono state una quantità rilevante di aziende che hanno chiuso soltanto nell'ultimo anno, quindi stiamo assistendo a uno sgretolamento, nonostante ci sia un ritorno alla terra, le aziende agricole sono molto messe in scacco dai cambiamenti climatici, cominciamo a rendercene conto, e quindi questo è una concausa. Ma la domanda di fondo che ci siamo fatti qualche anno fa è: chi consuma di più? Dove avviene questo consumo di suolo? E perché? E con grande stupore io e il mio collega Pileri, con cui abbiamo scritto una delle prime ricerche sul tema, abbiamo scoperto che i comuni italiani che hanno consumato più suolo sono i piccoli comuni. Alessandro lo sa, piccoli comuni significa i comuni sotto i 5.000 abitanti. E allora, messi insieme le variabili, da studiosi ci siamo detti: crisi economica, crisi dell'industria, aumento dell'urbanizzazione, di certo l'incremento demografico o l'immigrazione non spiegano un aumento di domanda, aumento di edilizia soprattutto a ridosso dei piccoli comuni. C'è qualcosa che dal punto di vista macroeconomico non funziona. E infatti naturalmente tutto si spiega, almeno nel suo incipit, con la questione degli oneri di urbanizzazione, con il famoso decreto Berlusconi del 2005, nel quale si concede la possibilità, e qui ubi mai vorresti raccontarla tu, si concede ai comuni la possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente,
perché si consente questo improprio amministrativo. Perché cancellato l'ICI, ve lo ricordate in maniera molto teatrale nel salotto di Vespa, le piccole amministrazioni, non avendo più possibilità di accedere a grandi crediti e a grandi finanziamenti dallo Stato, si trovano in una situazione economica finanziaria problematica. E quindi Berlusconi, da imprenditore edile straordinario, capisce che lì bisogna mescolare le carte e far in qualche modo truccare la finanza locale con un escamotage, che significa uso di oneri di urbanizzazione che sempre erano servite per finanziare opere pubbliche, opere private finanziano opere pubbliche, siamo un paese mezzo comunista, mezzo liberista e questo era il must della nostra urbanistica, per la spesa corrente. E quindi, come dice qua sempre, per fare la festa di Santa Rosalia o di Santa o dei Suor Letizia. Di Suor Letizia, oppure per fare chiaramente per pagare le spese, ci sarà, ci sarà. Lo so anch'io, ormai sono dei vostri. Ecco, voi capite che nel momento in cui un comune ha bisogno per la spesa corrente, che vuol dire la buona amministrazione dei servizi di un comune piccolo, sotto i 5.000 abitanti, ha bisogno di fare nuovi investimenti edilizi, voi capite che noi abbiamo creato un assurdo, che significa che il consumo di suolo è direttamente proporzionale alla capacità di spesa dell'amministrazione. Ci siamo pagati il welfare locale per una quindicina d'anni ormai, un po' meno, quasi 15 anni, con nuova produzione edilizia. Naturalmente, paradosso del paradosso, negli anni del collasso del mercato immobiliare, quando anche i bergamaschi non riuscivano più a fare le piccole imprese edili. E quindi, qual è l'attore che è entrato in campo negli ultimi anni? Le mafie. Le mafie al nord come al sud, ma più al nord che al sud, per il fatto che le mafie giustamente amano l'urbanistica più degli urbanisti, sanno fare tecnica urbanistica meglio di molti miei colleghi e quindi si sono infiltrati nella struttura amministrativa laddove era possibile come funzionari, oppure come sindaci, oppure come assessori, naturalmente evitando qualsiasi conflitto locale, perché nel momento in cui la mafia o si fa imprenditrice di se stessa e quindi produce nuova edilizia, oppure entra nella filiera politica gestendo la cosa pubblica, voi capite che il quadro è risolto. L'unico imprenditore oggi in Italia che può permettersi di produrre edilizia senza vendere, capannoni, strade, villette, centri commerciali che restano vuoti, è l'attore mafioso che ha solo bisogno di ripulire i soldi. Allora, ve l'ho fatta veloce, sono tutte cose che in parte conoscete, però teniamocele lì, perché naturalmente gli effetti ambientali di questa cosa, e quindi voi avete capito che noi abbiamo dimensione politica, dimensione amministrativa, questione fiscale, legata alla questione territoriale ambientale, legata alla possibilità di generare dei servizi, perché naturalmente le amministrazioni, una volta che hanno fatto nuove edificazioni, poi si sono trovate ad avere un surplus di popolazione, di non riuscire a garantire servizi scolastico o sanitario, e allora quello che sembrava un investimento si è ritorto contro lo stesso welfare locale. E guardate quante dimensioni stiamo, di quante dimensioni stiamo parlando soltanto con un decreto agostano del 2005. Quali sono gli effetti ambientali del consumo di suolo? Meno suolo, meno cibo, perché perdiamo, diventiamo dipendenti dal punto di vista alimentare, perché il riso, il grano non lo produciamo più noi, lo andiamo a comprare, le farine, lo sapete, anche farinette le va a comprare all'estero. Meno suolo, meno acqua trattenuta, meno stoccaggio di acqua, che vuol dire alluvioni, alla prima pioggia, viene giù il Livorno, viene giù la Liguria, più disastri sul territorio. Vi faccio vedere molto velocemente tutti gli effetti. Meno suolo, meno CO emessa, CO2 emessa. Il suolo è quello che consente lo stoccaggio dell'anidride carbonica e quindi evita la dispersione di un fattore inquinante. E quindi abbiamo più inquinamento, meno suolo, meno paesaggio, meno bellezza, meno biodiversità, meno identità. La risposta non è zero consumo di suolo. E adesso vi spiego perché. Scusate, ecco. Perché, e su questo proprio chiudo, e questa è una delle ultime pensate per cui vi sto portando dentro i miei temi di ricerca, l'ultimo pezzo che ho scritto, l'ultimo articolo che ho scritto
l'ho chiamato le trappole del bene assoluto. L'universale come paradigma. Il bene assoluto, il valore assoluto, diventa realizzabile. È la formula migliore per l'enunciazione di principio, ma non serve per la prassi. E tutti i temi ambientali e urbanistici vivono della trappola degli assoluti, del bene assoluto. Ve ne faccio vedere alcuni perché li conoscete tutti. Terremoto di un anno fa. Ricostruire dove era com'era. Questo è il classico bene assoluto irrealizzabile. Però ci abbiamo creduto tutti, a parte noi, come dire, pochi che avevamo gridato il grido di allarme per dire è una grande idiozia dal punto di vista tecnico. Non va ricostruito com'era perché è caduto e quindi non va ricostruito com'era, forse non va neanche ricostruito dov'era, perché se lì ci sono condizioni di precarietà geografica, devono essere i geologi a dirci se dobbiamo insistere su quel contesto, su quel versante promontorio o cambiare. Allora pensate come questo assunto ha monopolizzato i media per 6 mesi. Premier, a tutti i partecipanti, a tutti gli storici dell'arte che andavano in televisione, da Sgarbi a Tommaso Montanari, a Sertis, persone di grandissima cultura, ma che concepiscono il territorio. Le opere le hanno fatte sparire subito. Hanno fatto sparire le opere, ma soprattutto che concepiscono il territorio come un'opera d'arte, come qualcosa che è venuto giù il campanile. San Marco lo rimetto su. Sì, ma Norcia non è un campanile, è una comunità di anime, di persone, di economie che sono collassate. Ricostruire com'era dov'era. Scusi, ma allora i fiumi, le zone, tutte queste? Sì, perché sì, è stato l'unico caso di successo in Italia e le spiego anche perché. Perché lì c'era una comunità e un'economia che teneva. Anche in Emilia hanno potuto ricostruire capannoni dove erano e com'erano, perché c'era l'economia. Ma là dove, a Norcia, a Preci, c'era un'economia abbandonata e quindi là dove non c'era la vita non si può risvegliare attraverso i manufatti. Là dove c'era Friuli, naturalmente, e quindi c'erano delle condizioni che rendevano possibile ripristinare lo status quo, è stato fatto. Ma non è un modello che noi possiamo proiettare sull'Appennino in crisi. Perché il nostro Appennino ha delle condizioni talmente problematiche già prima del terremoto che non possiamo non farci conti. È un ragionamento chiaramente molto netto il mio, persino Urbanistica non me l'ha pubblicato un pezzo di critica a questo tema, perché non si sa mai che venga fuori qualche commessa e quindi non si critica il sistema in questo paese, meglio star zitti anche come categoria, ma io sono convintissima che ricostruire a certe condizioni sia folle. Forse dobbiamo costruire diversamente da com'era, pensiamo questo è uno dei pochissimi esempi, Stefano Boeri, non sempre la zecca, ma questo è un progetto interessante, fatto tutto di legno, fatto tutto con materiali antisismici, la messa che è stata realizzata da Matrice. Ma non lo do come esempio, vi dico semplicemente che forse dobbiamo imparare a usare un paradigma diverso. Senza escludere a priori dov'era. Certo, non assumendolo come principio assoluto. Un altro paradigma che si presta bene al commento. Settimana scorsa è stato portato al Senato, dopo 15 anni, da Ermete Rialacci, quindi da uno dei nostri più alti rappresentanti dell'ambientalismo insieme a Legambiente, sono tutti coesi, un progetto di legge che si intitola Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Bene. E merito, stupendo, altissimo nella visione, nelle speranze, ma ha un incongruo. Propone di salvare tutti i piccoli comuni italiani, tutti i borghi italiani, che sono il 53% del nostro territorio. E la legge, c'è da non crederci leggendola, invoca di cablare tutti i piccoli comuni italiani. Voi sapete cosa vuol dire cablare? Portare un filo, che fra qualche anno sarà una tecnologia che non esiste più, in posti dell'Italia che sono pressoché spopolati. Allora la domanda è, ma perché non possiamo invece concederci il lusso, come fa Airbnb, quindi il peggio del capitale che possiamo immaginarci, che le tasse non le paga, ma che ci fa una proposta di questo genere, di borgo in borgo, dal nord al sud Italia, terra di borghi dove sentirsi a casa. Bussa alle porte degli host Airbnb, vieni a conoscere l'Italia dei piccoli. Allora, Airbnb non dice salviamo tutti i borghi italiani,
che sono circa 4.300. Ok? Si seleziona, si sceglie, si investe là dove la popolazione può ancora vivere, si discerne. Quando una politica invece adotta il principio assoluto, e questo l'abbiamo sempre fatto, chilometro zero, e chilometro zero, i pomodori li voglio mangiare da Pachino, non voglio mangiare i pomodori della Brianza, chilometro zero può andare bene per alcune materie e non altre, consumo di suolo zero, impensabile, avremo sempre bisogno di costruire, ma con moderazione, con intelligenza. Pensate di quanti assoluti è fatta la comunicazione, la retorica, il pensiero dei temi ambientali. E vi faccio vedere un'ultima. Auto elettriche, sembra la meglio scelta? Allora, l'auto elettrica è buona di default, tutti sono favorevoli all'auto elettrica. C'è un tema che piace tantissimo alla sinistra, è l'auto elettrica. Un mio amico assessore a Bergamo, alla mobilità, mi dice: bene, finché le auto elettriche sono 10, ma quando le altre elettriche saranno 200, 300, 500, 1000 e tutti i bergamaschi con l'auto elettrica vorranno andare a Bergamo Alta, io cosa gli dico? Pensate che problema rispetto all'amministrazione che ha educato i cittadini a andare con la bicicletta. Allora, non c'è niente di buono o di cattivo, è come usiamo le cose. E l'ultima, questa me la sono trovata l'altro giorno, bike sharing. A cosa rinunciamo condividendo le biciclette? Tu l'avrai vista, Milano è riempita di biciclette gialle, OFO, gratuite e arancioni a bassissimo costo. Ormai Milano è tappezzata da questi due colossi, uno cinese, le OFO, e l'altro americano, Mobike, che sono due aziende strane, hanno riempito 150 città del mondo di biciclette e lo fanno sostanzialmente in passivo, cioè tra costi e ricavi di questa azienda sono in parità. E tu dici: perché allora questi emeriti riempiono le nostre città di biciclette, vanno dagli amministratori a offrire le biciclette gratis per i cittadini? Perché il valore aggiunto sono i big data, cioè quelle informazioni che noi diamo gratuitamente con la nostra carta di credito, senza poi spendere niente, per la bicicletta è gratis, ma noi abbiamo dato in consegna ai cinesi tutto quello che riguarda la nostra identità, chi siamo, come spendiamo, cosa facciamo con la carta di credito, dove andiamo, quando ci muoviamo. Bene, basta saperlo. Allora, è green una politica che usa i nostri big data? Voi capite che ci siamo incasinati tantissimo le questioni e dobbiamo avere una mente veramente aperta e anti-ideologica? E quindi dobbiamo essere attrezzati a slogan, pensare ecologicamente ma agire politicamente. Passare dalla teoria ai fatti, scegliere, mediare, passare dai valori non negoziabili alla logica del possibile. E qui c'è l'arte della politica, che non è le biciclette sono buone, no consumo di suolo, chilometro zero, ricostruire i piccoli borghi. Questa è retorica, di questa non ce ne facciamo più niente, perché ciascuno di questi argomenti è una trappola. E quindi abbiamo bisogno di un'intelligenza adatta al nostro tempo, abbiamo bisogno di nuove generazioni che si applicano a questi temi, perché la politica si nutre dell'annuncio, il tema. Le biciclette sono mobilità sostenibile, ma dobbiamo trovare modi di annunciare e insieme fare. Ho finito. Vai. Allora, tu vuoi andare prima a casa? Allora no, magari abbiamo. No. C'è una domanda? No, sentiamo le domande. Io faccio rapido perché lei ha detto tutto praticamente. Però la domanda. Sì, allora io volevo fare. Beh, ho toccato diversi temi molto importanti, dal terremoto, piacerebbe sapere come pensa dei 7 miliardi stanziati per Ischia, Capri, Casamicciola, luoghi dove secondo me erano case abusive. Probabilmente permetteranno di costruire ancora case, questa volta no, ma costano quello che costano, a parte la polemica. Io volevo sapere da lei cosa ne pensa del fatto, della dichiarazione di principio, che il territorio deve essere messo a reddito. Io l'ho sentito affermare da un sindaco della nostra zona qualche mese fa, a proposito di un piano di sviluppo di un centro commerciale tra Garbagnate e Arese.
Ecco, una struttura del genere ovviamente implica tutta quella serie di problemi che lei ha accennato. Io penso che sì, debba essere messo a reddito, ma con la testa. Non puoi, secondo me, svendere il territorio di fronte ai possibili problemi che potrebbe creare poi non solo al territorio di Verbagnate, ma al territorio circostante. Questa affermazione mi ha colpito molto perché volevo sapere appunto da lei cosa ne pensava. Sì, alcuni colleghi urbanisti dicono che i sindaci si rivolgono al tecnico dicendo quanti oneri di urbanizzazione mi garantisci quest'anno. Allora, voi capite che siamo arrivati a un paradosso, per cui la merce di scambio diventa il consumo. È chiaro che laddove si dice mettere a reddito facendo un centro commerciale, stiamo usando un linguaggio non solo proprio, improprio, ma mistificatore. Lì si sta facendo una partita di giro. Il centro commerciale non necessariamente serve, la scusa di solito è ma diamo posti di lavoro, Arese è stato un classico proprio straordinario nel giustificare un investimento forse fuori scala garantendo un certo grado di occupazione, ma come vi dicevo secondo me dobbiamo uscire dalla logica dicotomica, un investimento che, che ha degli impatti ambientali così forti e che in qualche modo serve soltanto a una giustificazione di tipo finanziario oggi non è accoglibile, quindi qua dobbiamo cominciare a smascherare situazioni di questo tipo, sono mistificazioni. Però non le pubblicano, non le fanno pubblicare l'articolo integralmente. No, no, non me l'ha fatto pubblicare per niente, l'ho pubblicato sui miei social. C'è anche il passaggio. Quindi c'è anche chi ha la possibilità di parlare fa fatica. Politicamente corretto, però non ce la fa. Certo, non ce la fa. Perché ti tagliano gli articoli, te li dimezzano, se parli, sei divorato vivo. Sì. Cioè sembra di lottare contro. Per questo bisogna che associazioni, questo. La polemica che faccio con i miei amici delle ACLI da anni è o qui impariamo a avere consapevolezza dei temi, stare un passo avanti degli altri, veramente un passo di lungimiranza e quindi portare dei temi nuovi. Io ho fatto un intervento alla COP nazionale alla fine mi ha detto ma quale sarebbe allora la sua proposta, professoressa? Beh, ad esempio che la COP sia il primo investitore commerciale che decide di non fare più nuove operazioni edilizie perché recupera spazi abbandonati. Basta, chiusa, finito. Lavoro è finito. Perché naturalmente chi domanda è cosa possiamo fare? Lo sapete benissimo cosa potete fare. Cominciamo a fare diversamente. È chiaro che prima arrivano a fare così grandi marchi, grandi attori o le grandi organizzazioni a dire le facciamo diversamente e più facilmente ci arriveranno anche gli altri. Perché sta cambiando il vento. Tra i suoi colleghi quanti dicono le cose come le dice lei? Questa è anche la domanda, perché a questo punto si chiama carte scoperte. Posso voi come professori universitari avete un potere, cioè creare la classe intellettuale dirigente da qui ai prossimi 15 anni. Ma quanti fanno come lei? Beh, io sono abituata che si parte anche quando la missione è dura. E raccontavo prima Alessandro Maggioni che mio collega, io insieme al mio collega abbiamo preso una querela perché abbiamo denunciato una querela che poi abbiamo portato fino alla commissione antimafia, quindi insomma perché ci sono stati alcuni concorsi al Politecnico in odore di 'ndrangheta. È chiaro che questa cosa qua non è piaciuta, la denuncia non è piaciuta, nonostante ci fossero evidenti prove da parte della magistratura, ma le cose non si possono dire, bisogna cominciare a dirle. Si pagano care e poi viene il momento in cui si comincia a non pagare più perché cambiano le circostanze. Quindi nella mia esperienza c'è stata anni di grandissima solitudine, anni di grandissima fatica. E poi a un certo punto la libertà di poter dire in cattedra ai miei studenti quello che penso. E questa è una responsabilità e un piacere che nessuno può togliere. Grazie. Grazie. Grazie.
tanto io guardo, ti rubo 10 minuti. No, ma anche perché nel senso io poi non ho, ahimè, avuto tempo di prepararmi in questo modo, anche perché poi sapevo, conoscendo Elena da 20 anni. Noi siamo compagni di studi, non so se rendo, stessa annata al Politecnico. Diciamo, abbiamo incrociato anche molte esperienze, penso io ho fatto un pezzettino di università prima di fare. Intanto pensavo, lo dicevo prima, che il mio maestro è Giancarlo Consonni, un urbanista che però è anche un poeta, okay. E quindi c'è una dimensione di grande complessità nell'affrontare tutta una serie di temi. Io però poi ho fatto di mestiere, faccio tutt'altro, io sono presidente del consorzio cooperative lavoratori di Acri di Milano, Acri CISL, sono presidente da 6 anni e adesso ho appena rinnovato, e in più sono presidente nazionale dell'associazione di rappresentanza delle cooperative di abitazione, che è Confcooperative Federabitazione. Quindi diciamo ho fatto per 10 anni assessore in quel di Corbetta, è stata un'esperienza molto formativa perché comunque l'esperienza amministrativa nel territorio, diciamo, di provincia in quell'epoca, oggi probabilmente diversamente, e poi facevo il cultore della materia. Io ho fatto un po' di università, ma poi dopo ho lasciato e faccio il cooperatore. Io mi aggancio anche perché condivido tutto quello che ha detto Elena, anche perché diciamo abbiamo una comune formazione, quindi diciamo se c'è una cosa che non ho dimenticato sono i fondamentali formativi che una sana università dà, e diciamo noi abbiamo avuto la fortuna di vivere anche ancora un'epoca in cui l'università educava un pensiero universale, no? Che dà dei fondamentali. Oggi l'università, con tutte le riforme, la tecnocrazia imperante, tutta una serie di cose, ha fatto alcuni passaggi, però recupero alcune questioni da un punto di vista invece non accademico ma operativo. Beh, innanzitutto vado a flash, così almeno recupero sulle questioni fondamentali. Condivido innanzitutto il tema che oggi negli ambienti anche carbonari, no, tra 10 persone, 15 persone si deve cominciare a tenere legati in modo molto forte con i principi fondativi. Il primo principio fondativo è che le parole devono essere molto calibrate e molto conosciute nel momento in cui le si usa, perché le parole devono tornare a avere un peso. Oggi come oggi le parole non hanno più peso. L'altro giorno ero a un convegno insieme a un bravissimo filosofo come Silvano Petrosino, che diceva, parlavamo di etica, e il professore dice etica è una parola pesante, etica è una parola in cui ogni volta che la si pronuncia bisogna tirare fuori 10 euro, no? Ma anche sostenibilità, ma anche sociale. Oggi quello che tu dicevi è un punto centrale, ovvero sia le parole vengono usate, no, così dentro dei frullatori molto, no, superficiali, ma io lo dico anche in maniera molto trasversale. Quindi mentre una volta c'erano degli ambiti che avevano una struttura nella dimensione dell'enunciazione di pensiero politico, oggi questa cosa qua non c'è più, e secondo me è un grave allarme, no? Quello di fare formazione e recuperare dei processi formativi fondamentali. Per esempio, io ho cominciato a fare qualche riflessione, siccome noi ci stiamo organizzando anche una cooperazione abitativa, poi dirò alcune cose semplicissime, cosa facciamo, perché poi a volte non si conosce bene cosa è la cooperazione, non parliamo più di sviluppo sostenibile, ma parliamo di progresso sostenibile, perché la parola sviluppo comporta sempre una dimensione di crescita e di fagocitazione, invece il tema del progresso porta anche a un recupero di alcuni sistemi, e questo è il primo tema. Condivido molto, per esempio, cioè un tema che interroga molto, io dibatto con i miei colleghi della cooperazione sociale, è quello che dicevo prima del social washing, no? Quindi questo, il greenwashing è un fenomeno tale per cui nel momento in cui c'è stata la rivoluzione ecologica, le aziende, diciamo, molto distruttrici di sostenibilità, utilizzavano alcuni elementi di greenwashing. L'esempio classico che
si fa, per capire il famoso esempio degli asciugamani negli hotel, no? Vi mettono degli stemmini e dicono vabbè, guardate questa cosa perché almeno siete dei consumi, dei fattori consapevoli, invece l'obiettivo principale per cui che tenere qua è per risparmiare sostanzialmente sulle forniture, no? Questo è un esempio, però la logica dell'ecologia portata un po', come diceva Nevi Assoluta. Il tema del sociale è la stessa cosa oggi come oggi. Il tema del sociale è un tema estremamente rischioso, perché con l'utilizzo del paradigma sociale si stanno facendo degli scempi anche nel sistema cooperativo, no? Si aprono porte a soggetti che sono anche speculativi, che sono anche cooperative, finte cooperative, che hanno magari accesso a finanziamenti pubblici più facilmente di altri soggetti, hanno magari garanzie al pubblico. Quindi questo è un altro tema, a mio avviso, molto centrale. L'altra questione, per stare sempre su un carattere di ragionamento e di riflessione, è quella collegata ai big data. Allora, questo insomma è un'altra questione che hai fatto benissimo porla come elemento centrale, perché noi ci stiamo sostanzialmente condannando, anche consapevolmente e inconsapevolmente, perché poi io stesso sono ostaggio dello smartphone, a essere comunque dei soggetti sostanzialmente sempre implicati in una dimensione di auto performance, in cui siamo sempre sollecitati a lavorare H24. Su questo ci sono dei libricini di un filosofo coreano che si chiama Byung Chul Han, che ha scritto tre libricini messi in fila. Uno è Nello Sciame, visione del digitale, che spiega chiaramente come la società, quelle cose che tu hai detto in maniera molto dettagliata, come questa società neoliberista si sia impossessata di alcuni termini chiave collegati al tema del comunitarismo, della condivisione, ma che poi serve a farci diventare sempre più schiavi di altro. E poi c'è l'altro libro che ha fatto in sequenza, Psicopolitica, perché ormai non siamo più nell'epoca della biopolitica, ma nell'epoca della psicopolitica. E questo tema io lo colgo chiaramente frequentando un po' i social network. Basta vedere quello che è successo negli Stati Uniti, quello che sta succedendo in questo momento sul tema dello spionaggio, eccetera, eccetera. Arrivo a quello che facciamo come cooperazione e al tema di custodire il territorio, perché il tema del consumo, e io sono altresì molto d'accordo sul tema degli assoluti, che sono sempre degli approcci manichei, sono sempre estremamente problematici. Cioè io penso che sia necessario avere delle linee di indirizzo molto precise, molto settarie, anche molto ideologiche e radicali rispetto a quello che si persegue, ma allo stesso tempo essere molto utili nell'applicazione dello stesso. Sul consumo di suolo, il settore che rappresento, per cui faccio, nel passato ho fatto degli scempi inauditi, ma le stesse cooperative di Confcooperative hanno fatto operazioni fino a qualche anno fa, soprattutto in certi ambiti nazionali, soprattutto nel centro Italia, Roma, oppure nei territori slabrati della provincia di Milano, senza senso. Perché? Perché si erano persi i riferimenti rispetto agli obiettivi centrali. Cos'è una cooperativa di abitazione? Una cooperativa di abitazione mette insieme le persone che devono farsi una casa, punto. Quindi una cooperativa c'è se ci sono i soci che hanno bisogno di una casa. Se si fanno cooperative senza soci, si fanno dei falsi, come i falsi in bilancio sugli oneri di urbanizzazione. Allora, il ragionamento, questa è la regola che come consorzio ACRI CCL abbiamo sempre avuto: si fanno le cooperative se ci sono i soci. La transizione che stiamo portando a compimento in questa fase, in questo momento di cambio di paradigma, è proprio un passaggio anche culturale. Cioè non ha più senso fare cooperative edilizie, cioè fare cooperative che fanno case e basta, ma noi stiamo cercando di fare, abbiamo lanciato anche questo marchio che si chiama Common Housing, vedendo alcune esperienze interessantissime in Svizzera, a Zurigo, dove le case fatte soprattutto in terreni urbanizzati e consolidati, con il recuperati sostanzialmente, si fanno case e servizi
connessi, che non è la logica del co-housing, che è un po' una logica di moda oppure molto di nicchia, ma è proprio pensare all'abitazione come un elemento strutturale dell'urbanità che costituisce un po' una comunità e un territorio. E in questo senso abbiamo tutta una serie di regole che stiamo cominciando a codificare, stiamo diventando l'elemento precipuo, tra cui è, diciamo, per stare un po' in tema con le questioni messe, che non si comprano mai aree, non si comprano mai aree che non siano già, diciamo, previste dallo strumento urbanistico come aree edificabili, e soprattutto che siano aree tendenzialmente di recupero, e soprattutto se ci sono i soci. Questo per quella logica un po' di progresso sostenibile. Così come in certi ambiti del centro Italia ci stiamo muovendo molto sulla cooperazione delle comunità per il recupero dei borghi, non nella maniera appunto generalista, ma nella maniera selettiva, laddove comunque c'è comunque un'economia, un tessuto che va a recuperare, sta facendo questo percorso. Quindi diciamo, io adesso più altro non andrei a dire oltre, perché le cose che hai detto le hai dette tutte, cioè una battuta, nel senso che comunque perché il tema del consumo di suolo e degli strumenti urbanistici. Qualche settimana fa ci siamo scambiati, ti ho dato quella nota che avevo fatto sugli stati generali per i rischi, sui rischi delle infiltrazioni, no, partendo dall'operazione, dall'iniziativa di Serenio, del sindaco, delle varianti urbanistiche, perché comunque questo meccanismo delle varianti urbanistiche che avvengono soprattutto in comuni di media dimensione, perché oggi come oggi, da un lato il cambio della legislazione urbanistica che non fa fare più dei controlli ai livelli superiori, dall'altro dei consigli comunali che sono mediamente impreparati sugli strumenti, quindi la giunta governa i processi in maniera molto, molto autonoma, e lì dentro basta un tecnico comunale, come dicevi tu, un consigliere comunale compiacente e magari un sindaco anche ignorante in materia, spesso succede questo, per far sì che entrino, no, varianti che portano poi capitali mafiosi su questo. L'altra questione che diceva prima la domanda, mi sembra molto interessante rispetto alla prospettiva dei grandi centri commerciali, premesso che poi quello che su COP, la cosa interessante è che COP oggi chiude i suoi bilanci non per l'attività tipica, quindi non questo lo dicono, ma per il prestito sociale, per la grande massa di finanza, che hanno degli investimenti finanziari. Questo per esempio mi spiegavano i compagni di Lega Coop, che per esempio Conad invece, che è una vera cooperativa di dettaglianti, funziona molto sull'attività tipica, quindi Conad fa la sua attività, quindi anche sul consumo sul commercio di prossimità. La questione invece che sta emergendo, e che però sono le tendenze correlate agli Stati Uniti, che solitamente noi copiamo quando sono già in fase degenerante, per esempio lì i centri commerciali stanno iniziando a chiudere in maniera abbastanza seriale, perché comunque la rivoluzione, il cambio di paradigma che si diceva prima rispetto a Amazon, no? e alla vendita, diciamo, per corrispondenza, poi penso che io utilizzo, ahimè, parecchio, tutto l'online. Questa cosa sta facendo sì che i centri commerciali diventino ormai anche in alcuni ambiti desueti. Probabilmente oggi un amministratore comunale che fa quel ragionamento sulla messa a reddito con una funzione che probabilmente tra qualche anno sarà un problema, no? Fa un ragionamento, a mio avviso, colpevole. Poi la messa a reddito del territorio già è un termine che a me dà molto fastidio, se dovessi dire. Cioè, il territorio non è un oggetto neutro, il territorio secondo me, come ci diceva prima Elena, è un soggetto che ha una sua, no, specificità e che deve essere curato. No? La messa a reddito dimostra un utilizzo proprio da sfruttamento, sì, da sfruttamento intensivo, che poi. No, c'era una bella frase di Alberto Magnaghi, che era il nostro professore, che diceva che il territorio non è un asino, no? Perché il territorio non può essere caricato oltremodo rispetto a
una capacità che non regge più. Il nostro territorio, secondo me, è un territorio che è già allo stremo dal punto di vista del consumo, della distruzione anche di qualità, perché poi ci sono anche delle qualità che si sono perse definitivamente. Quindi sono tutti temi, a mio avviso, molto, molto complessi, in cui io condivido molto quello che tu hai scritto, cioè pensare ecologicamente e agire politicamente, sapendo che agire politicamente non vuol dire fare solo l'amministratore comunale. Se si riesce a fare l'amministratore comunale, tanto meglio, vuol dire, secondo me, avere una coscienza collettiva che si manifesta poi negli ambiti dove si agisce. Non possiamo più difendere qui, anche perché poi non reggo il confronto con questa veste. Rispetto a ma come si fa a rispondere al sindaco che si innamora dell'ennesimo centro commerciale, che effettivamente le risposte non sono soltanto no è sbagliato, no va difeso, ma ci sono delle argomentazioni tecniche, appunto vedere cosa sta succedendo nelle grandi metropoli. A Milano la tendenza è andare verso centri commerciali di piccolo taglio, di quartiere, di comunità, mentre invece in provincia stanno arrivando adesso i centri commerciali di grande misura, perché non c'erano prima e quindi si arriva tardivamente. Poi l'altra questione è, negli Stati Uniti l'ultima tendenza è una mortalità molto frequente dei centri commerciali, per cui si impone al progettista e al costruttore di saperlo smantellare e smaltire, quindi deve essere un manufatto smaltibile nel giro di 2 anni. Si dà per scontato che la mortalità dei centri commerciali è altissima e quindi tu devi essere disponibile a dirmi poi che cosa ne fai. Anche questa è una bella provocazione, bene, e poi se non funziona riusciamo ad adottare degli stili costruttivi che almeno non sono lesivi della qualità del territorio. Ecco, secondo me le argomentazioni tecniche con le quali rispondere oggi a questo tipo di sindaci ci sono. Posso? Sì, sì, certo, adesso tocca a me. Scusa, ma devo fare una domanda. In tutto quello che ho annunciato, avete delle referenze di abitazione sul territorio, anche di comune, italiano, Lombardia? Che ha fatto diversamente? Che ha fatto diversamente, certo. Cioè, quindi la vostra illustrazione teorica ha già avuto un riscontro pratico applicativo nella realtà? Esempi negativi quante ne vuole? Esempi negativi quante ne vuole? No, non a un certo punto c'è una teoria di una certa modalità di utilizzo del territorio. Quello che a me è piaciuto di più per tante cose che mi lasciano perplesso, però non voglio entrare qua nel mio particolare, è stato come si dice, un stimolo a usare l'intelligenza e la ragione al di là di quelle che sono le posizioni ideologiche di stampo manicheo che oggi, diciamo, sono la pratica quotidiana di qualsiasi tipo di dibattimento su qualsiasi argomento. Esatto. Dall'ecologia all'ambiente, all'industria, alla politica, come abbinamento. Va bene, però mi chiedo, ok, trattando una funzione teorica, c'è qualche esempio pratico, applicativo, calato nella realtà del territorio? O... Allora, esempi virtuosi, poi magari ne metti anche tu, ma storicamente c'è. Cassinetta di Lugagnano è l'esempio, diciamo, da manuale in cui il sindaco Finiguerra, già una decina d'anni fa, si è opposto al consumo di suolo. Perché ha potuto farlo? Condizioni assolutamente miracolose. Comune piccolissimo. Esatto, piccolissimo il comune, molto ricco, con una qualità ambientale che era la ragione per cui molti dei cittadini hanno scelto di vivere lì, e quindi sostanzialmente si è posto ai cittadini di poter scegliere tra aumentare un po' le tasse ma salvaguardare il territorio. Ecco, questo tipo di dilemma noi non possiamo porlo oggi alla maggior parte dei comuni italiani, nel senso che ne abbiamo sparsi per l'Italia di sindaci, ne ho incontrati tantissimi qua e là, nelle Marche, in Liguria, in ogni regione, in Puglia, c'è il sindaco che dice io faccio diversamente.
ma è la mosca bianca, perché il meccanismo non è un meccanismo che contempla la virtù del sindaco. Faccio sempre la battuta, neanche fosse un sindaco scout. Ne abbiamo avuto il premio scout e non ha cambiato la regola. Perché il sistema è perverso, cioè molti dei nostri sindaci, soprattutto la generazione dei giovani renziani, che sono arrivati con una passione stupenda per la politica, perché sono entrati in massa, alcuni giovani, moltissimi che hanno fatto i nostri studi, la facoltà di urbanistica, dalla facoltà di urbanistica escono tantissimi neoamministratori che sono entrati in massa nelle amministrazioni locali, ma una volta arrivati ad avere la possibilità di decidere si sono resi conto dell'inganno, cioè che di fronte al bilancio comunale o decidevano di tagliare servizi o andavano avanti con questo sistema. Allora la mia attenzione è sul meccanismo perverso. O si spezza alla radice il meccanismo perverso che lega fiscalità a consumo di suolo, oppure noi non possiamo bearci di trovare quel sindaco che dice no, perché è come quello che non paga il pizzo. Benissimo, c'è una generazione di imprenditori che non pagano il pizzo, ma non risolviamo il problema delle mafie e della corruzione con queste figure di testimonianza. Allora, noi abbiamo, come sempre, l'Italia è fatta da eroi e di santi e martiri che stanno lì e ci provano, e ne abbiamo tantissimi, ma la politica non ha bisogno di eroi, cioè deve avere un sistema improntato alla correttezza. In questo momento non ci siamo ancora arrivati. Beh, però se posso dire, l'esperienza del rifacimento del piano di governo del territorio del Comune di Milano su una scala più ampia, infatti è un grande comune, se lo può permettere. Sì, non, perché, certo. Però comunque una serie di attenzione è stata fatta, perché rispetto alla scelta che è stata messa, per esempio, di mettere un indice edificatore su tutto il Parco Sud, certo. Perché questo non di edificare il Parco Sud, vuol dire sul Parco Sud si mette un indice di perequazione che genera una volumetria, la scelta che è stata fatta dall'amministrazione poi di Sabbia è stata quella di tagliare comunque tutta quella diciamo, dimensione di generazione di un indice indicatorio, di il Parco Sud è un convalore ecologico che va preservato rispetto alla città di Milano. Secondo me gli approcci, probabilmente il Giro per l'Italia ha dentro una maggiore coscienza in alcuni aspetti civica, ce ne sono probabilmente molti, anche che incrociano, insomma, anche ormai posso dire trasversalmente dal punto di vista politico, e oggi come oggi il quadro è talmente interrelato che non vedo più, non so se è una fortuna o se è un beneficio, solo un'unica parte portatrice di una serie di cose, però c'è un po' più di commistione. Per esempio ci sono molti comuni che si stanno rendendo conto, centro e sud Italia, che investire sull'agricoltura, sui beni comuni, no, del paesaggio, diventa anche fattore economico. Noi abbiamo un settore fortissimo, il settore agroalimentare, dai grandi marchi, fino a, diciamo, i vini, sono la maggior parte sono le cooperative nostre aderenti, da Cirio fino a Orogel, fino a grandi cantine di vinicole di alta qualità e di piccola produzione. Queste stanno dicendo comunque i nostri territori, c'è una sensibilità che si sta sviluppando. E dove questa cosa funziona, dove questa diventa un patrimonio non dell'amministratore ma della società, cioè della cittadinanza, allora delle politiche diventano anche più, no, più facili, c'è un presidio di controllo nel momento in cui si fanno delle operazioni di variante urbanistica per fare magari il centro commerciale, no? Cioè, quindi c'è una... e poi cosa si fa? È quella cosa che è fondamentale. Se c'è una maturità della società cosiddetta civile o non amministrativa di porre delle soluzioni, di porre degli aspetti critici, come diceva prima, questa cosa poi porta delle battaglie, diciamo, vincenti e allo stesso tempo una crescita di una coscienza collettiva. Diciamo, se devo dire, tutto sommato, nonostante il quadro non sembra così confortante, però secondo me dei progressi su una serie di cose si sono fatti. C'è ancora forse da riprendere una dimensione di una prossimità più, no, meno virtuale e più fisica, nel senso che oggi si delega tutto molto al virtuale,
più la militanza e la presenza fisica che ha un po' fatto marcia indietro. Cassinetta era stato un po' l'esempio, sì, però io conoscevo bene perché di fianco a me tanto ero assessore in quello stesso periodo dove abbiamo fatto gli errori. Quando abbiamo fatto l'assessore, noi invece abbiamo un po' secondato le scelte di sviluppo, seppur abbastanza ponderato. Cassinetta arrivava da uno sviluppo già fatto prima e quindi si è potuto dire basta, consumo. Però ci sono stati comuni che hanno fatto anche gli strumenti urbanistici annullati, per esempio Desio. Anche Desio, dopo che è stato commissariato per mafia, il piano è stato rifatto dai miei colleghi, tra l'altro ci tengo a dirlo gratuitamente, l'incarico è stato assunto da Arturo Nanzani, mio collega, gratuitamente, quasi a risarcire il comune di Desio perché, ahimè, e me ne dolgo, il piano precedente era stato firmato da due colleghi del Politecnico. Allora ci sono anche queste storie, abbiamo ritenuto come Dipartimento che bisognasse indennizzare in qualche modo la società civile. Tenete conto che il piano precedente aveva regalato all'Andrangheta una quantità di volumetri imbarazzanti. E quindi è chiaro che nel passaggio a una nuova classe politica, la prima cosa che è stata usata come arma verso i mafiosi, contro i mafiosi, è stata l'azzeramento delle volumetrie. E quello, devo dire, è un'arma potentissima, sì, per azzerare i vantaggi. Un altro segno dei tempi è che oggi ci troviamo di fronte a politiche pubbliche che non sono fatte dal pubblico. E anche questo io lo saluto come un buongiorno. Avete visto Loccioni? Un imprenditore marchigiano che si è inventato una politica ambientale sui generis, nel senso che ha ottenuto dall'amministrazione la gestione del fiume davanti alla fabbrica e quindi la manutenzione ordinaria del fiume la fa l'imprenditore. Perché la fa l'imprenditore? Per greenwashing, per non avere l'esondazione dell'Esino davanti alla fabbrica, ma soprattutto perché capisce che questo ha un valore simbolico straordinario per la propria comunità e quindi fa una politica ambientale al posto dell'amministrazione. Si dice che i pensionati riescano oggi a fare il bagno nell'Esino, io non l'ho visto quindi non posso testimoniare, però diciamo è un bellissimo episodio secondo me, e così in Italia ce ne sono tantissimi. Gli imprenditori sono resti a darne notizia perché poi naturalmente sono oggetto di grandissima attenzione, è vero, siete ambientalisti, ma allora andiamo a vedere, quindi di solito sono politiche di cui non si parla, però che danno l'idea che oggi politica pubblica non è quello che fa il pubblico necessariamente, anche perché sui temi ambientali il pubblico non ha più soldi per intervenire. Pensate cos'è la manutenzione dei boschi, i greti dei fiumi, gli argini, un'altra politica sui generis, Omegna, la Alessi, che durante il periodo di cassa integrazione dei suoi operai, ha convertito la cassa integrazione in lavoro gratuito per l'amministrazione per la gestione del lungolago, la pulizia e la manutenzione del lungolago. Ecco, è chiaro che queste sono esperienze pilota che farebbero impazzire un sindacalista degli anni 70, perché è come dire, ma quello non è abilitato, però non è il suo lavoro, ma il lavoro è la cassa integrazione. Ecco, io sono molto favorevole a questi esperimenti, perché naturalmente per un lavoratore più dignitoso essere impiegato in funzioni ambientali a servizio della propria comunità piuttosto che stare tristemente a casa. Esperienze così ce ne sono infinite, perché siamo un paese creativo, siamo un paese che supplisce spesso alla dimensione politica e strutturale con una grandissima capacità di inventare il mondo. Una domanda che rivolgo a entrambi è relativa a questo nostro territorio in cui si trova il Parco delle Droane. In varie lezioni precedenti, i vostri colleghi relatori, qualcuno, soprattutto in proposito il professore di architettura industriale del Politecnico, Michetti. Ecco, Edo Michetti, era un po' di anni fa, insegnava a tutti. Lui presentava la sua impressione nel venire da Milano a qua. Rispetto al Parco delle Droane, giustamente diceva è degradato. In effetti ci sono dei pezzettini forse percorribili quasi in sicurezza da mezzogiorno alle due, dopodiché diventa territorio per esempio della droga e della prostituzione.
Ora, una domanda che rivolgo a entrambi, rispetto a questa problematica che tocca un po' i cittadini della zona, perché siamo affezionati al parco e lo vediamo in quali condizioni, voi cosa fareste? Così, visto che si parlava di creatività. Ma allora, io sono nel direttivo di Italia Nostra Bosco in Città. Bosco in Città è un'esperienza strepitosa, di 30 anni, la conoscete, meravigliosa. Di Milano, Bosco in Città Figino. Ok, Bosco in Città, che è una realtà appunto di bosco, inventato dai cittadini più di 30-32 anni fa, ed è un posto straordinario, un'oasi così, da qualche tempo viene chiamata l'expertise del Bosco in Città per fare manutenzione di parchi periferici. Adesso siamo stati chiamati con appunto un incarico dato dall'amministrazione un mese fa al Corvetto, dove c'è il classico parchetto dello spaccio. L'avrete sentito perché lo conoscete di fama. Allora, un parco molto bello, periferico, però naturalmente se ci vai dopo le 5 si spaccia. Ecco, a me piace molto lo stile di Bosco in Città, che è uno stile mite, si entra, si risponde con la natura e con la bellezza, si riforesta, si restituisce alla fruibilità dei cittadini presidiandolo, e quindi c'è tutta una metodologia che Bosco in Città usa e che l'ha usato già varie volte, per cui non si entra con i carri armati, certamente ci sarà l'affiancamento della polizia perché operazioni di polizia vanno fatte, ma soprattutto bisogna appropriarsi i cittadini di quello spazio. E io credo molto in quel metodo, mi piace tantissimo l'idea che i parchi diventino dei luoghi sicuri dove la gente va, ma questa cosa è un processo, non può essere fatta con lo sgombero, è proprio un processo mite, di ascolto, di attenzione con le associazioni, per tornare a ridare valore alla natura, perché la natura spesso appunto si abbruttisce perché non viene curata a dovere. Ecco, secondo me queste strade, queste sperimentazioni ci dicono che le associazioni ambientaliste oggi possono avere una funzione sociale e educativa. Anche questo è un segno dei tempi. Grazie. Beh, diciamo, noi abbiamo fatto una vicenda simile, no, piccolissima. La Corbetta era un bosco di 2 ettari, un bosco urbano, l'abbiamo fatto di un'occupazione. Poi due amministrazioni, tra l'altro una che era quella di 16 miliardi. La continuità naturale del bosco l'abbiamo fatto con me. Quelli dopo di me erano i miei amici sostanzialmente, e volevano fargli lì sopra delle case di auto sociale sul bosco, e quindi io mi ero messo a fare il masaniello. Infatti fanno la festa del perdono, dice, dentro. Sì, è proprio quasi in centro. Poi dopo che andare all'inizio del centro-destra per fare un centro sportivo, e quindi abbiamo fatto un'altra lotta. Però lì ci siamo un po' interrogati, perché comunque un bosco e poi si viene un po' al parco, probabilmente sono degli ambiti di verde un po' passivo, no? Certo. Perché non vengono utilizzati. Allora, anche qua la logica, per esempio, lì mi sono scontrato con uno dei miei amici con cui avevamo fatto il bosco urbano, che è un naturalista, no? Diciamo, lì dentro non ci deve andare niente che non sia natura, pura natura. Però questa cosa, che è molto bella, ma diventa molto passiva. E allora il tema è capire se ci sono delle funzioni che si possono, no, compatibili, che possono essere anche elemento attrattivo per sport, benessere, che oggi comunque è un tema che viene abbastanza richiesto. Quindi. E la cosa però che sembra diventare davvero importante era stata quella, che ho detto, provate a chi aveva più tempo, perché io non ho tempo di mettermi più a fare una serie di cose, perché ne faccio tante male. Fate un'associazione, no? Sul bosco urbano, su una cosa, in modo tale che si crea un gruppo di persone, che poi alla fine in Italia Nostra era venuto, infatti avevamo un incontro anche con il Bosco in Città, e si crea un'associazione che si prende cura del territorio. Questa cosa fa diventare un po', visto che c'è una coscienza, no? Di appartenenza, guarda quello, il tema di fare la pulizia, di organizzare la pulizia del bosco, sapere un attimo. Dei corsi di educazione, per esempio le scuole di educazione ambientale, c'è sempre stato. Secondo me sono un po' di funzioni, a volte sono le, secondo me sui parchi urbani sono
trovare delle funzioni compatibili che possano renderlo presidiato in più orari, no? Perché sennò poi il presidio è sempre quello aggressivo della malavita. Sì, hanno proprio. Però allora, secondo me, se posso fare anche un discorso cinico e pragmatico, no? Sì. Un discorso cinico e pragmatico è che se chiaramente se il livello di degrado passa le soglie, no, è chiaro che però il presidio comunque di elementi piuttosto si favorisca un'internaturalizzazione, esatto, tale per io, cui certo. Non ci si riesce più ad andare, no? Sì. Ma diventa un polmone verde, esatto. Che garantisce quantomeno una qualità ambientale, questo è l'eccesso opposto, cioè se non si riesce a presidiarlo perché comunque ha delle dimensioni ampie e i tagli poi di fondi che sono stati tagliati anche a tutti questi enti sovracomunali sono molto ampi, poi c'è un tema di bilanci pubblici, vero? Sì. Bosco in città è diventato azienda e quindi taglia gli alberi e vende la legna, e quindi ha un sistema, diciamo, di economia. Magari queste potrebbero essere tutte questioni anche di pulisco sottofondo, fanno vedere il bosco e lo sottofondo. Ma certo, c'è il cipato, lì dipende dalla qualità delle persone che ce l'hanno in mano, come sempre. Sì, perché poi io faccio un po' la prossima. Posso fare una domanda? Sì, 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 veloce, sì, veloce. Sì, dai. Visto che mi hai fatto delle domande, io rimango in questa linea. Io faccio un po' una provocazione. Io penso a quelle cose che dicevate voi, ci hanno creduto le amministrazioni che sono intorno al parco urbano. Quando è stato rifatto il PTCP del parco, molte amministrazioni hanno deciso di ampliare l'area del parco. Uno tra questi è Solaro, il mio comune, che ha deciso di ampliare una parte del territorio perché credeva in tutte le cose che stava dicendo lui. Poi ci ritroviamo il caso di Seveso, ovvero il caso delle vasche di laminazione, di cui le amministrazioni hanno tenuto una grande parte del proprio territorio proprio per tutti i progetti che voi stavate descrivendo prima, tra l'altro partecipando anche ai bandi di Fondazione Carico per farvi vivere il territorio. E ci troviamo che per un problema del comune di Milano realizzano queste vasche senza nessun tipo di indotto e soprattutto di purificazione poi di queste acque sul nostro territorio. È un problema di Seveso, visto che a Milano qua hanno costruito dappertutto, anche sugli argini del Seveso, coprendolo. Adesso giustamente, come dice lei, i comuni in periferia, quindi i comuni più piccoli di Milano, devono subire queste cose qua, con i problemi ambientali, probabili inquinamenti della falda, e poi voglio vedere cosa succede. Cioè queste cose qui, agire politicamente fino a un certo punto, perché non è che il comune di Milano possa decidere del destino dei comuni della città metropolitana in periferia. Sì, questo è un tema molto importante. In generale il tema del rapporto tra Milano e l'area metropolitana è un tema storico complesso. Io tra l'altro sono un provinciale, quindi non sono un milanese, io dormo a Corbetta e vivo a Milano, a Milano e Roma. E il tema del rapporto tra Milano e l'area metropolitana è un tema estremamente, però se voi pensate, questo lo dico converso, no? Cosa è Milano per le economie dell'area metropolitana, cioè, e cosa si riversa su Milano ogni giorno rispetto al carico, no? di ecologico proprio. Ma anche viceversa, Siamo dalla domenica da Milano vengono nel porto del parco delle Coane. C'è un tema di reciprocità, sono d'accordo. Quando ero ragazzo aveva 1.700.000 abitanti, adesso 1.300.000 abitanti circa. Cresciuto un po', ovviamente, e dove sono andate a finire queste 400.000?
abitavamo tutti chi via Pedro, chi corso Buenos Aires, chi via Tavoretto, eccetera, eccetera, siamo andati a stare a Milano, a Bevio, a Bagnate, a Lecco, eccetera, eccetera. Quindi c'è comunque una cosa convenzionale, una studiosa. Poi considerando che io da quando ho cominciato a leggere il Corriere della Sera, avevo 12 anni, e leggevo delle situazioni non serie, sono tutta la lista che sarà caro. Poi magari il problema è stato risolto male a non fare le parti di immaginazione scenario. Quindi c'è sempre il solito problema, che c'è un problema, c'è una teoria, c'è una pratica, che, cioè alla fine diciamo i progetti bisogna realizzarli nella realtà che a un certo punto si trova intorno. Gli architetti a questo punto delegano gli ingegneri, i geometri che devono alla fine fare le cose, farle andare, e si arrivano dei compromessi che magari la popolazione fa fatica a capire, anche perché li vede scrivere contro la loro realtà. Però prima di tenere conto di tutto ciò. Io sono dell'idea, concordo con entrambi, che il modello Milano è un modello che ha scaricato dagli anni 50 le esternalità negative ambientali sul proprio hinterland. Non è mai stata messa in discussione un giorno da nessuna amministrazione questo modello. Proprio stamattina sentivo le soluzioni sugli allagamenti del mio assessore, per quanto poverino, non solo capace ma anche dedito, ma siamo molto lontani da quello che dovrebbe essere un'immaginazione diversa di strumenti diversi per gestire i cambiamenti climatici, prima in primis, e soprattutto delle annose questioni che non abbiamo mai risolto, tipo la questione Seves o gli smaltimenti. E quindi qui in realtà o si riesce a portare al tavolo in maniera più simmetrica, ma non vedo spazi per farlo, oppure devo essere onesta, il quadro è molto, cioè io sottoscriverei che la politica degli ultimi 50 anni di Milano è stata costruita su esternalità negative pagate da fuori, e la qualità, che l'innalzamento della qualità di vita dei milanesi, che è oggettiva, è a scapito dei servizi e delle potenzialità di chi vive fuori Milano. Secondo me si è radicalizzato negli ultimi anni questo modello, e lo dico senza tema di essere smentita, ma non vedo nessun movimento né dall'internet versus di voci che si levano, perché non c'è capacità politica, né nell'ambientalismo, perché qualche cosa bisognerà cominciare a dire, non sono d'accordissimo, perché secondo me, forse c'è la domanda, no, io però volevo questo sconquasso ambientale oggi, guardavo in TV che addirittura c'è un torrente giù in Calabria, su quale ci sono addirittura i numeri civici, quindi vuol dire che su questa strada ha trovato da un torrente, si è addirittura, si sono abbassati gli argini, quindi sono molto pessimista. Tornando a questo, che io penso che uno dei problemi intorno a dire che sia un deterioramento complessivo di una coscienza civile, no? Complessiva, in cui la politica è solo l'ultimo pezzo, quello più visibile, però c'è un tema di corresponsabilità complessiva. Sul rapporto tra Milano e Interland, è chiaro, Milano ha sempre giocato un ruolo su questo. Lo dico, sulla responsabilità, sul riconoscere che sia una responsabilità unilaterale, io penso che ci sia stata una grossa assecondamento, sì, dei comuni della prima e della seconda cintura nello sfruttare per esempio i movimenti di uscita, sì, da Milano negli anni del boom. Io dico, io al mio caro amico sindaco, che tra l'altro anche allora Francesco Prina, che è un anacleta, oggi fa il parlamentare, ormai secondo me in fase conclusiva e poi non più rielettiva, visto l'andazzo che c'è del PD.
oggi a distanza di 15 anni, 20 anni, un'analisi critica di quello che è stato fatto in quegli anni andrebbe fatta, perché aver assecondato, per le logiche che si dicevano prima, il boom edilizio per finanziare certo. opere in quel caso, perché io mi ricordo che minacciai le emissioni quando c'era questa logica di fare gli oneri per utilizzare la spesa corrente, e attrarre comunque grande popolazione, questo ha determinato delle distorsioni paesaggistiche, delle distorsioni nel mantenimento dei servizi e delle distorsioni sociali, perché poi si è innestato sul corpo, no, di un paese, che era un paese di 13.000 abitanti, 5.000 abitanti. 5.000 abitanti, io sono nato a Corbetta, cioè oggi ci dormo, ma comunque ma quei 5.000 che sono arrivati ci dormono e basta veramente. Non c'è più nessun rapporto, non c'è più uno scambio di reciprocità. Questa cosa, secondo me, è un elemento che ha impoverito la relazione. E comunque diventa. Dove si scarica questo? Si scarica certo. Perché vengono lì? Perché c'è una qualità comunque dei servizi, ovviamente in costi più bassi e qualità più alta, ma poi comunque il carico va a gravare su Milano. Chiaro. Che secondo me diventa un po' una bestia da somma che si ribella, certo. No? E quindi i rifiuti che produce, cioè alla fine io ci penso, io produco rifiuti a Milano, ma non pago certo. No, tasse di smaltimento rifiuti a Milano, e come me il tema è come si governano questi processi con l'area metropolitana, disastro assoluto, no? Poi se facciamo un bilancio sull'area metropolitana probabilmente è un'altra delle riforme che deforme, non riforma, non è deforma. Secondo me sono temi che abdicano in cui il tema dell'urbanistica del territorio sta dentro un po' a quella necessità di avere un po' un paradigma nuovo. Io un po' anche per autoconsolarmi, la mia formazione di un cattolico un po' anarchico, io ho letto dei libri, un altro mio maestro, un filosofo anarchico, che era Pietro Toesca, che stava a San Gimignano, un anarco municipalista, che mi ha insegnato molte cose, e mi ero messo a leggere, ho letto tutti i libri di Murray Bookchin, uno di questi libri si chiama L'ecologia della libertà, tant'è che è un libro interessantissimo, e un altro architetto che mi è sempre piaciuto era De Carlo. Allora, De Carlo diceva che l'anarchia non è uno stato ma è una tendenza, no? Allora, un pensiero utopico. Allora, io oggi quello che mi sento di dire è che bisogna essere molto realisti, no? Non deprimersi rispetto al quadro che sembra essere molto depressivo, però coltivare, secondo me, in questo momento, io penso che ci aspetteranno anni, secondo me, di organizzazione. Io dicevo prima un po' carbonara, di un pensiero alternativo che non è più un pensiero velleitario, ma che fa i conti con un dato di realtà molto, no, molto cogente. Allora, secondo me questa tensione a dire vai, c'è un'utopia che è la società ideale che vogliamo vedere, che sta un po' dentro quello che diceva Elena, però ci sono anche delle prassi che possono essere fatte partendo dalla coscienza, no, delle piccole cose, quindi secondo me su lì si può lavorare, no? Cambiando ciascuno nel proprio ambito un po' di modalità di pensare. Io devo dire, una roba che a me fa incazzare molto è quando i miei cooperatori si propongono un cambio di prospettiva, dicono, cavolo, la storia quella viene già fatta 30 anni fa, non ha funzionato, e non detto, adesso è tempo di, no, di cominciare. E la cosa che ho imparato è che non ci si deve inventare molto. A volte basta guardare un po' indietro, tornare agli elementi di base, per esempio sulla cooperazione, le prime cooperative sono in italiano nel 1890, i principi delle cooperative del 1890 sono validissimi come oggi, sono i principi mediamente della sharing economy. No? Dico, allora forse riprendere quei punti, ripartire e praticarli con delle modalità nuove, a mio avviso può essere una strada su cui trovare un po' di speranza, perché sennò poi alla fine è tutto molto più complesso. Ragazzi, domanda?
Ecco, volevo solo fare questa riflessione. Che la legge sugli oneri di urbanizzazione, che era preesistente però a Berlusconi l'ha aggravata, è sicuramente una delle leggi più immorali e più ingiuste che generano tanti disastri politici, economici e ambientali, perché naturalmente i sindaci acconsentono a nuove costruzioni, perché questo naturalmente apporta delle nuove risorse, queste risorse ovviamente vengono impiegate sul territorio e quindi questo ovviamente si traduce infine in un consenso. Prendiamo per esempio il caso di Cesati, c'è stata assolutamente necessità di avere una sua scuola, però questa scuola come poteva costruirla? Solo con gli oneri di urbanizzazione, e allora ovviamente il comune alcuni decenni fa ha varato una politica appunto di proprio dare intere aree che allora erano aperte proprio a rendere edificabili, ma questo naturalmente, come avete detto voi, non è solo il problema, perché naturalmente l'ingresso di nuovi cittadini, le esigenze aumentano, eccetera. Allora bisognerebbe che completamente il quadro, direi, politico e valoriale cambiasse dal mio punto di vista in questo senso, che dovrebbe essere lo Stato, perché effettivamente il comune ha necessità di trasferire dei beni, ovviamente proprio delle risorse finanziarie, e laddove invece una certa decisione dovesse essere ritenuta volontaria, questo dovrebbe essere a carico dei cittadini, i quali dicono sì, io pago queste tasse per avere questi vantaggi, ma intanto il Monte Turpo, il mio territorio, e non crea dei disastri non solo ecologici ma anche sociali. Però nessuno per esempio ha mosso mai una critica culturale, politica e valoriale a questa legge, che è assolutamente pervasiva di tutti i comuni. A me sembra veramente una cecità che nella stampa, negli uomini di cultura eccetera hanno avuto modo di denunciare. Di questo io i meccanismi sono questi. Un falso in bilancio, perché di fatto quello ha generato un falso in bilancio, ha generato problemi devastanti anche per noi. Sono crollati imperi cooperativi su queste logiche, sono andati a comprarsi aree su aspettative di crescita senza senso. Però questo fa parte un po' di quella maturità della politica. Oggi la politica, secondo me, è uno stato di nanismo. Non so, io non so voi, ma io mi sento orfano, nel senso che completamente disperso. Io ho dato una mano l'anno scorso, un anno e mezzo fa, Scorbetta, hanno votato, sono andato a dargli una mano in campagna elettorale, mi sono sentito un vecchio, ma un vecchio proprio, io ho 45 anni, sono più giovanissimo, ma mi sono sentito con quelle modalità di fare politica, ma proprio io qua, io cioè non capisco più, cioè sono fuori dagli strumenti, e questa roba secondo me è drammatica, no? Perché sta dentro una superficialità che poi genera quei mostri che diceva cioè se basta uno si infiltra, adesio, si fanno i piani regolatori, con l'andrangheta avallati dal Politecnico. Allora, secondo me bisogna tenere alte le leve, per quello che le acti secondo me sono importanti e devono sempre essere rigenerative. Però è successo anche un'altra cosa, io quello che diceva lei sul fatto che la gente poco dice o poco si ribella. A Bollate abbiamo visto un esempio di come la gente ha creato una mobilitazione e associazioni, comitati, per quella costruzione di quel teatro in mezzo a una piazza che era una bellissima piazza, e che adesso non trovano soldi una volta costruita, perché ci vogliono 120.000 euro all'anno, quindi non ci sono compagnie che si prendono l'onere, quindi un mostro in mezzo a un paese. No, questa è l'altra roba devastante. Io mi ricordo con la battaglia lì con il centro sportivo, dicevo ma scusate, ma a 2 chilometri di distanza c'è un centro sportivo di Magenta, che è comunque un cliente con Corbetta, e secondo me
alcune logiche dovrebbero essere lette, no, in una dimensione sovracomunale, cioè dei servizi per bacini di ambiti omogenei possono diventare, no, delle cose, perché invece no, c'è questa logica di ogni sindaco vuole fare la sua opera per lasciare il suo segno, la cosa, poi scarica sulla collettività dei disastri. La cosa scioccante è che a Bollate, con i contributi del comune, rimodernarono il Teatro Splendor, che era un cinema abbastanza vetusto, nello stesso periodo che hanno costruito un altro teatro. E allora io dico, lì non c'è l'autore di Andrangheta, mafia o... No, la maggior parte dei casi si spiegano con la stupidità umana. Purtroppo, prima ancora che arrivino le mafie, arriva la stupidità, l'incompetenza, la leggerezza, il narcisismo e soprattutto, io devo dire, è un problema. Proprio incompetenza e basta. No, io sono dell'idea che l'università che sforna gli architetti e la mia categoria, la nostra categoria, sia stata molto compromessa ed è il motivo per cui ci si sta molto scomodi in certi luoghi. Quando l'estensore del piano di Desio, poi commissariato per mafia, è stato interrogato dal magistrato, gli è stato chiesto ma come è possibile che voi abbiate concesso tante volumetrie alla mafia, la risposta che il magistrato annota a margine della prima sentenza è: ma noi eravamo dei tecnici, non era nostro compito sapere di chi erano quelle aree. Ecco, per tanto tempo la disciplina urbanistica si è trincerata dietro alla teoria, noi siamo una tecnica, invece noi siamo un attore politico, ci sporchiamo le mani, le nostre decisioni hanno ripercussioni sulle generazioni a venire. Allora, o si ripensa, ancora una volta come diceva Alessandro, alla responsabilità sociale del nostro lavoro, oppure chiaramente noi saremo sempre dei tecnici che vidimano delle decisioni e poi nel momento in cui siamo chiamati in causa noi siamo fuori. E questo, devo dire, è una coscienza collettiva che ancora stenta. Però voglio chiudere in positivo, c'è una grandissima sensibilità ambientale e una grandissima domanda nelle nuove generazioni. La maggior parte di quelli che oggi si iscrivono ai nostri corsi di laurea chiedono lauree che abilitino alle professioni ambientali, non sanno neanche cosa sono, non sanno cosa stanno chiedendo, ma i giovani oggi vorrebbero poter spendere la loro competenza in vari campi. Sì, noi abbiamo avuto un incremento sulle agrarie fortissimo, un incremento sulla fisica, una domanda sulle, diciamo, tutte le discipline che afferiscono alla terra e all'ambiente. Questo è un segno dei tempi molto importante. Non sempre le istituzioni sanno essere al passo con questa domanda così evoluta delle nuove generazioni. Io faccio colloqui motivazionali in ingresso al corso di laurea in urbanistica e 2 su 3 arrivano con una domanda di ambiente, precisa, netta. Io scelgo urbanistica perché mi auguro che sia una delle facoltà che mi consente di lavorare per l'ambiente, in maniera operativa. Allora, questa è la domanda del nostro tempo. Tra l'altro è una generazione che per la prima volta dice, afferma di preferire minor guadagno ma con un lavoro con più senso, perché le statistiche oggi dicono così dei nostri giovani. Allora, abbiamo una generazione stupenda e rischiamo di non essere in grado di dare le risposte che naturalmente loro si attendono dagli adulti. E quindi lì il cambio di passo deve essere nostro, non delle generazioni prima delle nostre. Non stiamo a perdere tempo con i vecchi, ma abbiamo una responsabilità, diciamo, di noi quarantenni sulle nuove generazioni. Lì la discontinuità noi dobbiamo giocarcela come generazione di mezzo. E quindi passare la palla, e quindi lasciare spazio, e quindi aprire porte, e quindi cedere poltrone, cosa che i nostri padri non hanno fatto con noi. Sono scelte politiche. Sono scelte politiche. E sono scelte culturali che ciascuno di noi può fare l'anno che si trova. Nel momento in cui i ragazzi nostri qua non provano più niente, piuttosto che andare all'estero magari si mettono a fare, giustamente come dice lei, guadagno di meno, però perlomeno vive in un ambiente salvo. Tant'è che oggi sul giornale c'è proprio una notizia che dice che il 60% dei ragazzi oggi torna alla terra, ma la terra le passa, mi diceva la mia nonna. Io so, però la terra le passa, però sono da vedere come segnali interessanti. Sì, senz'altro. Va bene, allora direi grazie a voi. Grazie.